Questo programma è offerto da... OnRace.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Le Formule Renault 2.0 sono tornate ad essere protagoniste nuovamente nella nostra trasmissione televisiva di OnRace TV. Proprio così le nostre telecamere si sono spostate in quella del Mugello per seguire il campionato VDV. E oggi all'interno degli studi televisivi di Sport Italia abbiamo al completo il team TS Corse che si è reso nuovamente protagonista in questa serie. Ma tra le grandissime novità di questa puntata vi vado subito a presentare la nostra Giorgia Crivello. Ciao Ricky, grazie per avermi invitata, grazie mille, sto molto bene e ciao a tutti i nostri ospiti tra l'altro. Sai che sono una grandissima sportiva, non solo calcio ma a questo punto anche motore, quindi si ritorna in pista a casa Sport Italia con OnRace TV. Bene, è un piacere averti tra le nostre file, sicuramente saranno contenti anche i nostri telespettatori ma anche i nostri ospiti. Prima però ricordiamo. Esatto, il sito che è www.on-race.tv, mentre la nostra pagina Facebook social, Ricky, è gokart.tv/onracetv e vi invito a mettere un bel mi piace. Ma la puntata sta per partire, Giorgia, sarai chiamata in causa perché oggi lanceremo un'altra rubrica televisiva dal nome A scuola con Pietro Peccenini, assolutamente. Benissimo. Quindi ricordiamo subito adesso per tenere insomma anche le donne magari che ci guardano sulla brace che verranno dati degli ottimi consigli di guida per insomma andare in macchina e appunto alla guida in modo assolutamente sicuro. E con i consigli di un gran professionista del volante, ma andiamo subito a presentare gli ospiti. Partiamo da Stefano Turchetto, patron di casa TS Corse. Ciao, Ricky, Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Ben ritrovato. E poi il nostro australiano, ormai adottato in Italia, Alex Peroni. Ciao, ciao Ricky. Tra l'altro capo classifica del campionato, quindi il suo sorriso naturalmente parla da solo. E poi il nostro grande, grandissimo fratello, amico Pietro Peccenini. Ciao Ricky, buonasera. Come stai? Benone, sempre. Bene, ti vedo carico. Tu? Bene, bene. Okay. Bene. Ciao Giorgia. Buonasera. Buonasera. Buonasera, si prepari alle domande che le verranno poste. Chi? Successiva. Da del lei. Del voi, infatti, come ti permetti. Bene, saranno quindi tantissimi gli approfondimenti, la puntata si sta facendo da subito calda, ma ora è tempo di parlare con Stefano Turchetto. Prima di entrare nel weekend del Mugello, io vorrei sapere un po' com'è andata la stagione fino ad oggi. Ma diciamo che la stagione è andata alla grande sia con Alex che con Pietro. Alex è stato vincente in tutte le tappe, almeno una gara l'abbiamo portata a casa, sempre molto veloce. E Pietro lo stesso, sempre molto competitivo tra i gentlemen. Quindi direi un'annata molto positiva. Tra l'altro siete leader alla grande di classifica. Sì, sì, siamo messi bene adesso, sì. Bene. Abbiamo un bel marchio. Noi tra l'altro ci eravamo lasciati da Le Mans, dove già ad inizio stagione subito brillavate. Sì, 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 esatto, sì. È continuata così, diciamo, da Barcellona, Le Mans, via via tutte le altre piste, siamo sempre molto competitivi, dove andiamo andiamo. E poi finalmente siete arrivati in Italia, Giorgia? Sono arrivati in Italia e quindi prima di lanciarci... Infatti nel vivo del weekend del Mugello io direi di lanciare questa clip che abbiamo preparato per i nostri telespettatori che va ad introdurci nel weekend di fuoco del VDV.
E ora, amici di Orrace TV, entriamo nel dettaglio delle tre gare toscane e lo vogliamo fare partendo da Alex Peroni, che è scattato dalla pole position, ha nettamente dominato gara 1. Alex, come sono andate le cose? Ricordiamo che lui è australiano, l'italiano lo parla abbastanza bene, e sentiamo dalla tua voce come è andata questa gara 1. Gara 1 sempre andata bene, una gara quasi perfetta, una partenza molto bene, dopo il primo giro avete un bel vantaggio sul secondo. Sì, più di un secondo, poi tranquillo, so, un giro, poi un giro e another one. Per te è anche il best lap della corsa, vedi best lap come mi è uscito bene. Sì, sì, anche quello, una gara perfetta. Bene, quindi sul podio grande esultanza, mentre per Pietro Peccenini c'è da dire che sei stato autore di una buona gara, comunque scattavi dalla sesta fila in dodicesima piazza, per tre quarti gara sei rimasto attaccato alle posizioni che andavano ben oltre la top ten e alla fine hai concluso nuovamente in dodicesima posizione. Sì. Ma è stato un weekend un po' all'insegna della costanza il mio, anche perché ero reduce da qualche botto, e per cui ho cercato di concretizzare i risultati anche un po' in funzione della classifica, che ha la sua rilevanza. Direi. Certo, ecco, hai chiuso secondo tra l'altro tra gli over, come mai questa volta non hai vinto? Hai sempre dominato praticamente la tua classifica, questa volta hai dovuto alzare appena appena bandiera bianca su un tuo rivale. Vabbè, sai, non va sempre come vorresti, no? E come ripeto, questo weekend ho adottato un po' un criterio conservativo e magari adesso la prossima volta mi rifaccio. Ah beh. Adesso ho accumulato una certa distanza che mi consente di rischiare, dai. Bene, bene. Ecco Pietro, abbiamo visto che per tutto il weekend tu e il tuo compagno di colori, Alex Peroni, avete indossato un nastro nero sul braccio in segno di lutto e sul podio dopo gara 1 avete indossato una maglietta con una scritta addio Tino. Beh, sai, Tino Candivi è stato un membro, una colonna della TS Corse, sono ormai 5 anni che abbiamo convissuto ogni momento importante dei campionati che abbiamo fatto insieme e per noi la sua scomparsa è stata un'autentica tragedia che abbiamo voluto ricordare al Mugello insieme anche alla sua famiglia e ai suoi figli che ci hanno onorato dalla loro presenza. L'abbiamo fatto bevendoci su come lui avrebbe voluto, insomma. Ecco, tra l'altro festeggiandolo tra virgolette anche sul podio visto che avete conquistato una vittoria. E gli abbiamo fatto onore, direi. Io potevo fare forse qualcosina in più, però dai, ce l'abbiamo messa. Yeah. Bene. Però Alex è stato grande, davvero. Anche perché era un weekend difficile, pista sporca, e adattarsi non era facile. Bene. Giorgia. Mi introduco io, prima di andare in pubblicità volevo fare una domanda proprio a te, Pietro. Siccome sono anche nuova, no, in questo mondo dei motori, perché di solito mi sono sempre dedicata ad un altro tipo di sport, fai come se fossi la tua ragazza, no? Vorrei che tu mi descrivessi in parole povere veramente che cosa si prova a guidare vetture del genere, anche evidentemente uno sport comunque abbastanza pericoloso. Mi risulta difficile fare come se fossi la mia ragazza. Vabbè, perché come se fossi la tua migliore amica. No, esatto, infatti hai capito? Detto... Vabbè, no, okay, no, ma sono fidanzata anch'io. No, ma non in quel senso. Nel senso che guidare una... Cioè proprio in stato confidenziale, così intendevo dire. No, ma volevo dirti, proprio nel senso che guidare una monoposto o comunque fare uno sport a questi livelli è un'esperienza molto fisica. Per cui... Se fossi la mia ragazza te lo potrei spiegare con un linguaggio più adeguato. Un po' più scurrino. Ti devo dire che come tutti gli sport, quando arrivi ai tuoi limiti è un'esperienza molto molto intensa sia per il tuo corpo che per la tua mente o per la tua anima, insomma non so come tu la vedi. E questo è il bello dello sport in generale. Ma a noi questa cosa arriva tramite la velocità e i limiti... della meccanica. L'adrenalina che arriva... Ma sai, l'adrenalina è sopravvalutata secondo me, anzi forse quando arrivano gli overdose di adrenalina non sono sempre i momenti più piacevoli. Hai più adrenalina quando stai per partire o alla fine? No, quando stai per partire. Quando stai partendo? Sì, sì, sì.
Bene, bene, bene. Vabbè, niente, lo ringrazio per il momento, per questa introduzione. Ricky, andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. A tra pochissimo. A tra poco. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale, altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Ora amici di Orres TV, siamo prontissimi per catapultarci in gara 2 del campionato VDV Mugello e lo vogliamo fare con la squadra TS Corse, partendo sempre dal nostro Alex Peroni, che in gara 2 ha fatto un garone, perché scattavi solamente dalla quarta fila e dopo pochi giri eri già in testa alle operazioni. Sì. Grande gara. Sì, parlo piccolo in inglese perché è un po' complicato. Piccolo ma forte. Yeah, so I got disqualified in qualifying, so I was going to start on pole, but then for track limits I started at the back. So. Ma non abbiamo i sottotitoli, ragazzi. Una penalità in qualifica per i limiti di pista, ho superato la linea bianca, per cui gli hanno tolto il secondo tempo e ho dovuto partire dietro. Sì, poi un'altra partenza molto bene, arrivato in prima curva a sesto e poi... Sì. Step by step. Sì, step by step. Arrivo quinto, quarto, poi dopo macchina di sicurezza, safety car. Safety car, bandiera rossa. Sì, everyone went close and then I just, yeah, had great pace and I was able to pass and then take quite easy win in the end. Diceva safety car, ha raggruppato i primi, a quel punto lui era... Terzo. E questo gli ha consentito di fare gli ultimi sorpassi, gli ultimi giri, perché aveva un ritmo della una Madonna. Grandissima gara, veramente sì. Ci hai fatto emozionare. Sì. Giorgio, abbiamo una domandina da fare. Ma infatti chiediamo direttamente al patron di casa del Team TS, Stefano Turchetto, proprio a riguardo della prestazione, no, del suo portacolori, quali sono le emozioni dopo questa splendida gara? E che dire? Ma sul radio. No, beh, perché lo spingo tanto via radio, no? E allora. Push. Cos'è che dice? Lo stimolo. No, ha fatto una grande gara strepitosa. Poi l'abbiamo vista anche dal camera car, i sorpassi, cioè ha fatto dei sorpassi veramente al limite. È stato molto bravo. È stata veramente una bellissima gara. Gara 2 invece, per quanto riguarda Pietro Peccenini, ti ha visto scattare dalla undicesima casella della griglia di partenza, poi con una gara regolare hai chuso terzo questa volta tra gli over. Sì, beh, sì, in realtà sei molto gentile, forse gara 2 è stata la gara dove ho fatto più fatica Il risultato non è stato molto soddisfacente, però tutto sommato nel weekend sono tornato a casa soddisfatto, con ambizioni per il prossimo, perché si può fare sicuramente meglio. Assolutamente. Giorgio, tra l'altro, sì, infatti nell'unico weekend italiano nei paddock si sono visti molti dei tuoi parenti, dei tuoi amici, e comunque è sicuramente diverso, no, andare ad affrontare una gara con le persone che sono a te care, che sai che sono lì, insomma, sì. Piuttosto che... Beh, è stato un weekend molto emotivo, no? A parte che salutavamo Tino,
che per noi, ripeto, è stato insomma una cosa molto importante, e poi c'erano le famiglie, gli amici, ma questo è bellissimo, in realtà ti dà la carica, non è che sia una fonte di stress negativo. Assolutamente. Anzi, io vorrei che venissero ovunque. No, infatti ti dà sicuramente delle sensazioni, uno stimolo in più magari. Esatto, anche. Per cui è felicissimo di tutto questo, di questo caos nel box. A Stefano un po' meno, però vabbè. Stefano ha passato tutto il weekend a dire permesso, posso? Magari le donne da gestire che iniziano a fare le foto. Sì, vogliono anche salire in macchina, vogliono vedere provare. Com'è. Hai spiegato anche a tante ragazze, a un paio di ragazze almeno. E c'erano le mie cugine di Ferrara, che saluto, e che tra l'altro hanno riscosso grandissimo successo nel team, e che hanno voluto provare, no? la sensazione di stare in quella scatoletta che va a 200 all'ora. Sì. Se non di più. Bene, gara 3 è stata ancora ai vertici per il team TS Corse, ma questa volta la vittoria per Alex Peroni è mancata veramente di poco. Ha dominato tutta la gara scattando dalla pole position, ma a tre giri dal termine ha dovuto alzare bandiera bianca sul suo rivale. Non ce l'hai fatta questa volta. Sì, allora dobbiamo fare un qualifiche e tre gare con lo stesso set di gomme. Allora, terza gara era finite. Veramente, sì. Allora, alla fine... Il recupero di gara 2 ci ha costato... Ecco, bravo. Ci sono costate le gomme posteriori. Sì. Comunque, una piazza d'onore che ti ha portato nuovamente sul podio, sì, e a comandare comunque, ecco, in maniera strepitosa ancora la classifica di campionato, sì, che è la cosa più importante. Pietro Peccenini invece scattava dalla tredicesima posizione, sei stato autore di un recupero che ti ha portato in undicesima piazza e questa volta hai terminato gara 3 in seconda posizione. Sì, forse è andata un po' meglio in gara 3, ho anche approfittato di Melin all'inizio, che avete, ho, sì, visto che avete il video. Infatti volevo proprio, la prossima domanda era volevo farti, caspita, l'hai evitato, sì, di poco. Sì, devo dire che ho preso un bel rischio, perché dal video non si vede, ma c'era quella nuvola di fumo e di ghiaia e io non vedevo assolutamente niente. Il Creed ha alzato il piede, io no, e ho detto ma dai, speriamo. Creed che non è Apollo. Non è Apollo, è Erwin. Bene, comunque... Ciao Apollo. Ciao Apollo. Bene, continueremo a parlare sicuramente con la squadra TS dopo il break, ma dobbiamo lanciare qualcosa, Giorgio. Esatto, no, io volevo chiedere prima ai nostri ospiti se avevano insomma qualche ultima parola da dirci su questo weekend. Avete... Un bilancio del weekend. Un bilancio, esatto, dai. Partiamo da Stefano. Stefano? Sì. Prego, Stefano. Boss. Partiamo dal team. Un bilancio, meglio di così, penso che... Da 1 a 10? 10. 10. Alex? 9. 9. Quasi. Potevi quasi spingere di più. Sì. Push, Alex. Push. Sempre. Pietro? No, io dico 10 perché è stato un weekend molto speciale. Poi a volte i risultati non sono la cosa più importante. Weekend emotivo. Sì, ma bellissimo, cioè indimenticabile, per cui 10, assolutamente. Poi Alex è stato grandissimo, per cui anche dal punto di vista dei risultati ha fatto onore a tutto il team. Non si poteva chiedere di più. No, insomma, quindi un grandissimo team. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, ma ricordiamo di assolutamente rimanere con noi, perché tra poco, per la tua gioia, Peter, ritorniamo e andiamo a scuola di guida, insomma a scuola di sicurezza con Pietro Peccenini, perché gli andremo a porre infatti delle domande su come mettersi in maniera assolutamente sicura al volante. Bene, a tra poco. Rimanete con noi. Balzarotti Ascensori, da oltre 50 anni leader in Lombardia. Affidati a noi per l'installazione del tuo impianto o la manutenzione del tuo ascensore di qualsiasi marca e modello. Dormi tranquillo col nostro servizio di pronto intervento 24 ore su 24, preventivi rapidi e personalizzati per ogni esigenza. Contattaci al sito www.balzarottiascensori.it.
Nasce a Sarnico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago di Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Francia Corta. Tre postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarnico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Che bello, adesso ci sarà a scuola con Pietro Pecinini. La nostra Giorgia Crivello metterà il nostro driver del team TS Corse sotto pressione. Esatto. Allora Pietro, dimmi. Come si suol dire, donna al volante, pericolo costante. No, non è vero, io non sono poi così d'accordo. Per me ci sono certi miei amici che guidano, si sono molto più imbranati di me. No, non sto scherzando. E poi, no, ti dico la verità, tanti, anche mio ragazzo, mi lasciano proprio la macchina in tutta tranquillità. Quindi vuol dire che no, quello che si chiama fidano. No, si chiama amore quello. No, anche i miei amici però, si chiama amicizia quella, dai, vabbè. Comunque, qualche domanda. Dimmi. Ok, allora, quando magari sali sulla macchina di un'altra persona, già subito, ma come cavolo guidi, com'è che sei seduto? Il sedile. Giusto. Allora, giustamente uno non è che deve soltanto essere comodo, l'insedile uno deve guidare anche in maniera sicura, quindi certo. C'è una posizione standard. Ah, perché ha toccato un tasto? No, voglio sentire cosa dice. Ecco, voglio sapere su questo sedile, perché c'è chi guida indietro, c'è chi guida troppo avanti. Allora, la posizione scorretta di guida è quella che usa lui. Cioè? E anch'io. Cioè che arriva al volante, capito? Che il volante è là. Ah, okay. Lo vede, okay. Ogni tanto lo ci arriva. Modello spiaggia, modello Milano Marittima. Secondo il mio punto di vista, il volante dovrebbe essere a una distanza corretta, cioè non devi braccia mai piegate. Avere le braccia tese, okay. Non troppo piegate, perché sennò poi dai le gomitate al sedile. Però, insomma, ginocchia in mezzo alle orecchie. Uno deve comunque stare comodo, ma non troppo distante comunque dal volante, giusto? No, non troppo distante, perché sennò poi non hai la forza per intervenire nelle manovre di emergenza. E lo stesso vale per le gambe. Se devi fare una frenata importante e i pedali sono là, non puoi riesci. Usare tutta la forza che hai nella tua chiappa destra o sinistra a seconda del piede che usi. Ecco, quindi a proposito di manovre di emergenza, si mi attacco. Sì, gluteo, era meglio. Il gluteo. Scusa. Mi attacco a questa cosa perché è una cosa che tra l'altro è successa anche a me. Allora, l'acqua planning, a me è successo che io ero in tangenziale, per esempio, stavo guidando, ho scaturito questo tipo di fenomeno, sono stata inondata, ma per un bel 3-4 secondi, e veramente ero terrorizzato, ho detto mi sto schiantando. Cioè, in caso di acqua planning, una deve frenare, deve andare dritta, deve tenere le cosa? Ho toccato un altro tasto dolente. No. Cos'è, ti hanno suggerito prima? No, chiediglielo, vero che le domande. Le ho pensate io, le domande. No, le ho pensate. Allora, io. Guarda, in caso di acqua planning, la cosa migliore che puoi fare è il segno della croce. Nel senso, ok, perfetto. Nel senso che io però non bisogna frenare in teoria. Ho fatto un mese fa una bella picchiata a Spa. Ecco, per lo stesso vedi? Motivo. Abbiamo picchiato con tra l'altro, era notte quando è successo. A me, quindi comunque una cosa che non devi fare è frenare, okay. O intervenire sul volante, cercare di togliere velocità, ma in maniera molto dolce, sperando che la pozzanghera finisca, insomma, e non puoi fare molto, dipende anche dall'entità dell'acquaplaning. Quindi come viene creato, come si crea? Sostanzialmente si crea uno strato d'acqua tra le gomme e l'asfalto, per cui la tua macchina di fatto non tocca più terra. Ok, e quindi si crea, di fatto stai navigando sull'acqua, per cui. Ok, mentre consigli alle donne per un eventuale testa coda? Cioè quando freni magari c'è ghiaccio, la macchina inizia, e una va in panico, frena. Perché per le donne il testa coda è diverso per gli uomini. No, però sicuramente un uomo lo sa gestire magari in maniera un attimino. Ma sai, non è una questione di forza, è una questione di tecnica, perché un testa coda esatto. Può venire da una frenata sbagliata o da un'accelerazione sbagliata o brusca o da un uso inopportuno dello sterzo, dipende che cosa l'ha causato. Non bisogna comunque fare manovre brusche mentre si è. Ma dipende, a volte invece proprio la manovra brusca
nostra che ti tiene in strada. Se per esempio hai un, non lo so, un, una macchina a trazione posteriore senza traction control, che oramai non esiste, esce da una curva e metti giù il gas a fondo, è probabile che la macchina ti parta dietro, allora basta alzare il gas e correggere col volante. Okay. Se ti metti a insistere sul gas, ti giri, va avanti a succedere quello che hai causato. L'ultima cosa, spiega alle donne cos'è l'ABS. L'ABS? Cos'è l'ABS? L'ABS è un sistema elettronico che impedisce alle ruote di bloccarsi nelle frenate più forti, più brusche. Okay. Cosa succede quando tu blocchi le ruote? Che perdi la direzionalità, per cui non riesci più a curvare. Invece con l'ABS le ruote non si bloccano e se devi evitare anche per esempio un camion che ti sta arrivando in faccia, hai più probabilità di evitarlo. Ok. Bene, non provate. No, provate a casa. Non provate. Ok. Bene. Grazie. Figurati. Grazie mille. Giorgia, Ricky, siamo in chiusura. Ma come, di già? Dateci mezz'oretta in più, insomma. Tante domande ancora ai nostri ospiti della TS Corse, ma il tempo è finita. È finito. Andiamo a salutarli. Facciamo i ringraziamenti. Assolutamente. Stefano Turchetto, quindi il patron del team TS, Alex Peroni. Ciao. Piccolo, young but strong, ok? Push, Alex, push. Sì. E Pietro. Pietro Peccenini. Pietro Peccenini. Prossimo appuntamento per il Team TS Corse a Manicur. Manicur, poi c'è l'Estoril che è l'ultima di campionato. Cercate di rubare i team radio di Stefano perché fate un audience della Madonna. Dai, dai, la prossima volta ci attacchiamo solo, inquadriamo solo Stefano durante una gara. Ricky, ricordiamo i social ovviamente, ricordiamo il nostro sito che è www.race-on.tv. No, on-race.tv. Ok, scusa, la prossima volta lo facciamo più semplice. Esatto. E la nostra pagina Facebook, sempre più cliccata, che è facebook.com/gocarttv. Grazie mille a tutti per averci seguito. A settimana prossima. Questo programma è stato offerto da onrace.tv. Collegatevi, parole di Oriano, uscito da Sboroni.